Sul rapimento di Emanuela Orlandi ora parli il Vaticano. Io non ho informazioni di prima mano su questo. Quello che è a mia diretta conoscenza riguarda i rapporti che De Pedis coltivava con il Vaticano. Erano rapporti solidi, di primo livello. Li aveva ereditati da Franco Giuseppucci. Ne è convinto Maurizio Abbatino, fondatore della banda della Magliana, proprio con Franco Giuseppucci. Oggi nessuno dei due boss, De Pedis e Giuseppucci, chiamati in causa da Abbatino, che nel frattempo ha scelto di collaborare con la giustizia, può parlare. Enrico De Pedis, detto Renatino, è stato assassinato il 2 febbraio 1990. Stessa sorte, ma 10 anni prima, era toccata a Franco Giuseppucci, detto Er Negro, assassinato il 13 settembre 1980. Maurizio Abbatino, chiamato Er Crispino, le cui dichiarazioni agli inquirenti hanno portato all'arresto di decine di criminali romani, ha ora rotto il suo silenzio sul caso di Emanuela Orlandi, insistendo sul fatto che la Santa Sede deve esprimersi sulla questione. Quando la banda della Magliana spadroneggiava, Er Crispino era un criminale di spessore e conosceva tutti i segreti delle attività illegali dell'organizzazione criminale. L'ex boss, oggi collaboratore di giustizia, spiega che a un certo punto l'organizzazione si è spaccata e la frattura tra le due anime della banda della Magliana fu insanabile. Da un lato c'erano i Testaccini, guidati da Renatino De Pedis. Dall'altro i Maglianesi, guidati proprio da lui, Maurizio Abbatino. L'ex boss sostiene quindi che era impossibile tenere traccia di tutte le attività losche che avvenivano all'interno della banda, ormai divisa. La contesa tra le fazioni della Magliana scoppia il 27 aprile 1982, quando Danilo Abbruciati, legato a De Pedis, va a Milano con lo scopo di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone. Tuttavia, lo stesso Abbruciati viene ucciso da una guardia. Maurizio Abbatino e la sua frangia non erano stati informati di questa operazione. Ciò portò i Maglianesi a considerarlo un insulto che andava vendicato. Abbatino sostiene: «Custodivano, De Pedis e i suoi, una serie di segreti che non condividevano con noi». È per questo che l'ex boss sostiene di non conoscere i dettagli di un eventuale coinvolgimento diretto di Enrico De Pedis nel rapimento di Emanuela Orlandi? Nel fascicolo d'inchiesta, ormai archiviato, ci sono tracce evidenti del coinvolgimento della banda della Magliana nel sequestro della studentessa, come le testimonianze del pregiudicato Salvatore Sarnataro. Questi aveva iniziato a raccontare che suo figlio Marco, che si trovava nella sua stessa cella del carcere romano di Regina Coeli, gli aveva confessato di essere tra coloro che avevano rapito Emanuela Orlandi. Secondo lui, il figlio gli confessò che aveva agito su richiesta di un membro della Magliana. Ecco Salvatore Sarnataro cosa fece mettere a verbale. «Dopo aver lungamente riflettuto, ho deciso di riferire quanto appreso da mio figlio Marco alcuni anni fa in relazione alla vicenda di Emanuela Orlandi. Poco tempo dopo il sequestro, ricordo che eravamo a Regina Coeli, sia io che mio figlio, accusati di spaccio e detenzione di armi. Quest'ultimo, durante l'ora d'aria, mi confessò di aver partecipato al sequestro dell'Orlandi. Mi disse che per diversi giorni, sia lui che Ciletto, Angelo Cassani e Gigetto, Gianfranco Cerboni, pedinarono la Orlandi per le vie di Roma su ordine di Renato De Pedis, da loro chiamato il Presidente. Mio figlio mi disse che, dopo averla pedinata per alcuni giorni, ebbero da De Pedis l'ordine di prelevarla». Tuttavia, queste dichiarazioni non sono mai state verificate, anche perché molti dei personaggi coinvolti sono morti. Ribadiscono però, proprio come sostiene oggi l'ex capo della Magliana, Maurizio Abbatino, che De Pedis aveva solidi rapporti con le gerarchie ecclesiastiche. La verità è lì. Lo dimostrerebbe anche una lettera scritta da un alto prelato, Don Piero Vergari, indirizzata all'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti, dove chiede un intervento dello Stato a favore di Marco De Pedis, fratello di Enrico, boss della nota banda e proprietario del ristorante Popi Popi di Roma. Era il 29 agosto 1989.
Don Bergari è il sacerdote che, in qualità di rettore della Basilica di Sant'Apollinare, si adoperò attivamente affinché Enrico De Pedis fosse sepolto nella cripta della prestigiosa chiesa romana. Sempre Don Bergari era stato indagato e poi assolto dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata al sequestro di persona nell'ambito dell'ultima inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Con lui erano indagati tutti prosciolti, anche Sergio Virtù, autista di Enrico De Pedis, Angelo Cassani, detto Ciletto, Gianfranco Cerboni, detto Gigetto, tutti legati a gruppi criminali operanti a Roma negli anni 70-80, e Sabrina Minardi, ex amante di De Pedis e super testimone. Lei ha collegato la scomparsa di Emanuela alla banda della Magliana. Maurizio Abbatino nega di saperne di più. È così? L'ex capo ha detto: quando la banda era unita, a fine anni 70, organizzammo l'evasione di un ragazzo dal carcere minorile di Casal del Marmo. Poi in realtà evasero tre giovani, tra cui Giuseppe Mastini, Johnny lo Zingaro. A ogni modo avevamo potuto contare su un aiuto interno, quello di Agostino Casaroli, futuro segretario di Stato in Vaticano. Lo organizzai io in prima persona. Giuseppucci mi mise in contatto con un sacerdote che prestava servizio nel penitenziario, Casaroli appunto. Lui mi fece entrare per parlare con il giovane che volevamo far fuggire. Poi, mi pare, il giorno successivo ci fu l'evasione a cui si aggiunsero gli altri due minorenni. Anni dopo morì Giuseppucci e tutto quel pacchetto di conoscenze venne ereditato da De Pedis. Casaroli, tra la fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80, fu un uomo potentissimo in Vaticano. De Pedis, sempre su interessamento di Casaroli, venne trasferito in un'ala meno dura di Re Bibbia. Comunque già nel 1982 i rapporti tra noi erano deteriorati. Noi stavamo studiando un piano per ucciderli. Così, secondo le affermazioni dell'ex boss Abbatino, il Vaticano aveva rapporti privilegiati con alcuni vertici della banda della Magliana, guidata da Enrico De Pedis, chiamato in causa dal pregiudicato Salvatore Sarnataro come il mandante del rapimento di Emanuela. Davvero, dietro tutto questo, potrebbe esserci il coinvolgimento della Santa Sede?